da Palazzo Pirelli, sede storica della Regione Lombardia, che pochi minuti fa ha ospitato un importante convegno dedicato alla casa. Abbiamo raccolto alcune testimonianze, prima fra queste quella del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Presidente Fontana, un nuovo piano casa che per la Lombardia prevede forti investimenti e grandi cambiamenti. Credo che siano necessari questi cambiamenti che sono stati accentuati, accelerati proprio dalla pandemia, che hanno evidenziato la necessità di creare delle residenze che non devono essere più soltanto un luogo dove trascorrere il tempo libero, che non devono essere più soltanto un contenitore, ma che devono avere una serie di altri requisiti. Era un processo che si era già innescato e che stava già proseguendo. Diciamo che la pandemia ha accentuato, evidenziando ulteriori necessità. La necessità principale è quella di organizzare anche la socialità in un modo diverso. Quindi un nuovo welfare abitativo. Anche un nuovo welfare abitativo, un nuovo modo di vivere le relazioni, un nuovo modo di casa come anche luogo di lavoro, insomma è un discorso interessante, bello e sul quale ci si deve concentrare molto. Ecco, le parole chiave che oggi hanno caratterizzato questo momento di approfondimento le vedete qua: sicuro, verde, sociale, un nuovo piano casa. In realtà questo nuovo piano casa trae spunto e soprattutto risorse dal PNRR e in particolare per parlare di questo strumento e delle possibilità che il PNRR offre alla Regione Lombardia così come le altre regioni c'era il Ministro per le Autonomie e per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, sentiamola. Ministro Gelmini, ci sarà spazio anche per le regioni per il nuovo piano casa, visto che lamentano di aver avuto poca voce in capitolo? Insomma, all'interno del PNRR sulla rigenerazione urbana ci sono davvero tante risorse. In Parlamento c'è una proposta di legge che è in discussione sulla rigenerazione urbana. Mi pare che mai come in questo momento ci siano tutte le condizioni e soprattutto le risorse per rivedere il sistema dell'abitare, in particolare quello pubblico. Si va dunque verso una nuova progettualità, un nuovo modo di pensare, anzi di ripensare come si abitano gli spazi urbani, e i fondi per realizzare questi interventi di straordinaria importanza sono proprio quelli che derivano dal PNRR da un lato e dall'altro lato da un bando lanciato dalla Regione Lombardia. Ci spiega tutto il nostro assessore regionale alla casa, Alessandro Mattinzoli. Assessore Mattinzoli, c'è un importante convegno a Palazzo Pirelli sul piano casa e il PNR. Entriamo un attimo nei dettagli per la Regione Lombardia. Sì, un piano casa che guarda a una nuova modalità di vivere l'abitazione, che guarda assolutamente ad attenuare le diseguaglianze, che guarda a città smart, a città inclusive, alla capacità di riqualificare, ridisegnare le nostre periferie, e il titolo è Sicuro, Verde e Sociale, che ben sintetizza questa nostra volontà e questo progetto che vorremmo condividere con tutti i rappresentanti delle istituzioni, gli attori che possono dar vita a un nuovo modo di vivere l'abitare, a una qualità della vita. Le città sono a livello mondiale al 50% occupate dalla popolazione, nel 2050 si parla del 70%, e dunque devono riuscire ad essere competitive e attrezzarsi per vincere le nuove sfide. Questo piano coinvolge sia le ALER che i comuni, grandi e piccoli questa volta. Sì, è un piano che guarda a non creare una frattura ulteriore fra le nostre città e il resto del territorio. Tutti i posti della nostra regione possiamo trovare dei valori importanti, e dunque noi dobbiamo riuscire a creare delle città che siano assolutamente innovative, ma riuscire anche nei piccoli comuni a trovare una formula perché i giovani possano avere delle opportunità, perché i giovani possano abitare nei comuni e perché il flusso migratorio non sia assolutamente una necessità ma eventualmente una scelta.
I fondi per la Lombardia sono importanti, i tempi per la realizzazione brevi, quindi tra qualche anno avremo delle nuove città. Beh, di questi progetti di nuove città, della volontà di ridisegnarle, ne parliamo da tempo. E il tema però che ostacolava tutto questo erano i fondi. Adesso i fondi ci sono, c'è un'altra piccola difficoltà che è quella che l'arco temporale per spenderli messo a disposizione della comunità europea è il 2026 e dunque a volte la nostra burocrazia un po' stride con questa velocità che noi dobbiamo avere, però credo che la Lombardia attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, attraverso il mondo dell'impresa, attraverso il mondo dell'associazionismo, attraverso il mondo dell'organizzazione sindacale sia in grado di capire l'importanza di questo grande cambiamento e dunque accelerare e tutti essere a livello di sistema pronti a dar vita a questo grande progetto.